Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con la demo di The Last of Us. Finalmente è stata resa disponibile per chi aveva comprato God of War, gioco che uscirà tra un paio di settimane, il 14 giugno, sviluppato dalla Naughty Dog e esclusa PlayStation 3, naturalmente titolo attesissimo. Andiamo ad avviare adesso la demo, io l'avvio adesso con voi. L'andiamo a provare insieme, vediamo un attimo le opzioni di gioco, normale, sottotitoli, mettiamoli, si sa mai che... Modalità scopo, ok, vediamo un po' le opzioni così, anche i controlli magari. Mostra controlli, menu, diamo un'occhiata, ok, già sono troppi per ricordarseli tutti, perfetto. Vabbè, ce li dirà comunque durante il gameplay, quindi va bene, dai, li vedremo dopo. Lingua, credo perfetto, è completamente italiano, quindi ottima cosa come gli altri titoli. Ordina subito, guarda il trailer, magari lo vedremo dopo, e la periferia credo sia questo per giocare. Facile, normale, difficile, direi di provare. Ah, sopravvissuto poi sarà da sbloccare, proviamo normale. Titolo come detto attesissimo da molti, me compreso, anche se in realtà non so se lo comprerò al day one, ma per il semplice fatto che, come infatti avevo scritto anche su Facebook, questo è un E periodo un se po' fosse vero? pieno di impegni, quindi... Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori. Ho capito. Ok, partiti Da subito così. questa parte. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Ok, allora iniziamo a darci un'occhiata in giro. Come dicevo, non so se lo prenderò al day one, perché comunque non avrei tempo per giocarci. Allora, io adesso questa demo me la giocherò tra virgolette con calma, perché ragazzi, come detto, è la prima volta che ci gioco e soprattutto voglio ammirare il titolo, voglio scoprire un po' quello che ci mostrerà questa demo. Perché... Allora, no, i tasti comunque non me li ha detti. No, continua a non dirmeli, vabbè. Allora. Come sono questi edifici da vicino. Che spettacolo. Quindi cosa è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Ha funzionato per un po'. Ah no, ok, adesso mi inizia. Titolo che sembra sia veramente un gran bel, possiamo dirlo, tra virgolette, survival. Vedremo poi come sarà. Se non sbaglio... Cos'è? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Mi dici come faccio a... Siamo con... pronti? No, così si Per ora. accuccia. Dai. Così. Dagliela. Allora, vediamo... Questo cosa faccio? Miro, perfetto. No, allora, con questo, cliccando l'analogico destro, la luce, non lo prende. Tutorial, ma è avviato. Vabbè, ok. Vediamo un attimo i controlli, perché interagisci e raccogli, perfetto. Accovacciati, arrampicati, attacco in mischia. Spara, lancio, ok. Modalità ascolto. Corri, mira. Ok, più o meno ci dovremmo essere. Quindi con questo raccolgo. Prepara un lancio sulla testa tenendo premuto L1 e con R1 lo lancio. Perfetto. Così posso cambiare. Vabbè, seguiamo le tipe. Cos'era sbloccato? Vabbè. Qui credo che comunque ti faccia vedere comunque strategie di sopravvivenza. Nuovo.
Puoi scegliere se approcciare i tuoi nemici furtivamente con o con la forza, praticamente, o se evitare del tutto il combattimento. Controlla la luce. Controlla le tue scorte, la luce, l'ambiente che ti circonda, e scegli la tua strategia con cura. Perfetto, vediamo anche gli altri in nascondino. Dopo aver iniziato a combattere, puoi nasconderti di nuovo correndo via e uscendo dalla linea visiva degli avversari. Ripari alti e corridoi lo rendono più semplici. I nemici ti daranno la caccia nella tua ultima posizione a loro nota. Accovacciati per muoverti silenziosamente e resta nascosto. Se non ti trovano, si divideranno per battere meglio la zona. Quindi L2 per correre, nasconditi con quello. Vedrò tutto, quindi tattiche di sopravvivenza, vabbè, fuggi, nasconditi e furtività, perché giustamente voglio vedere tutto. Movimento, vabbè, accovacciato per scattare. Batti o scappa. A volte, quando ti trovi in difficoltà in combattimento, il modo migliore per sopravvivere è fuggire. Ti viene premuto L2 per correre. I nemici sono meno precisi mentre ti allontani correndo, ma se corri direttamente verso di loro sarà un bersaglio facile. Ok. Mattone e bottiglie. Usa mattoni e bottiglie per attirare con l'inganno i nemici che non ti hanno rilevato, oppure lanciali direttamente contro di loro per stordirli. I nemici storditi possono essere afferrati premendo triangolo e sono più vulnerabili agli attacchi in mischia. Una volta raccolti, mattoni e bottiglie vengono inseriti direttamente nell'inventario, quindi li equipaggiamo con la freccetta verso il basso. Perfetto. Come detto, io voglio vedere tutto il tutorial, anche perché credo sia interessante a chi magari non ha l'opportunità di provarlo adesso, quindi di vedere un po' tutto. Poi magari andremo a vedere anche il trailer. Spero che comunque non esca un video troppo lungo, perché non vorrei dividerlo. Vediamo. Più che altro. Guardi, palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Ma allo stesso tempo non vorrei fare video troppo. Ora è desolazione. Ma sto andando io dalla parte dove dovremmo andare o. Allo stesso tempo, come detto, non voglio fare video troppo lunghi, anche perché vorrei caricarlo il prima possibile, vediamo. Anche perché in questo periodo, come detto, non è che riuscirò a fare nuovi video, visto poco tempo a disposizione. Spegniamo la Da luce. qui. Comunque visivamente non sembra affatto male, poi per ora siamo comunque in un luogo aperto, quindi diciamo che non è così spaccamascella se vogliamo, però comunque fa la sua porca figura. Poi tecnicamente queste cose sono da vedere più avanti. Spero che la demo ci darà la possibilità di provare un bel po' di cosette. Esploriamo anche Fatto un po' qualcosa lì? qui. No. Lì c'era una porta che Cerca. probabilmente si doveva andare lì. Intanto però esploriamo. Dalle vicino per ora. Non so se possiamo prenderne più di uno. O se. No, quindi praticamente lasciamo una canoa. Sinceramente preferisco il mattone. Almeno se glielo devo tirare in capa, gli faccio più male. Mi sono spoilerato veramente pochissimo di questo titolo, assolutamente niente, non ho visto video se non la prima presentazione che fecero alle 3 lo scorso anno. Reuters? Arrivo! E per il resto niente, non voglio sapere niente, voglio. Non mi voglio spoilerare niente. Era parto già da lì comunque. Vediamo cosa c'è. Una ceppa. Scusami, c'è la ragazzina che si vedeva anche nel. Ecco, tipo non stava niente bene. È stato fatto a pezzi. Sì. Ah, ok, ci dà. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. La ragazzina, come detto, si era vista già da lì, quest'altra invece no. Perché, come detto, magari avranno detto già qualcosa, ma io, come, ripeto, non mi sono spoilerato niente perché voglio. Non voglio spoilerarmi niente, tanto è un titolo che sinceramente so che comprerò, perché mi aveva già attirato per quel pochissimo che avevo visto, quindi.
con cui potenziare le armi, quindi di solito mi informo parecchio, vedo video, gameplay eccetera di titoli che non mi convincono e quindi cerco più informazioni possibili, titoli che invece di cui sono sicuro dell'acquisto, evito di spoilerarmi. Altre cose, merda, possiamo andare a R1 quando stai mirando per ricaricare, ma no, vabbè. Aia, ho sbagliato. Scusa, non mi aveva detto R1 per ricaricare mentre stai mirando, aspetta. È una cazzata. No, non ricarico, non fa niente. Cos'è? Ah, bellissima anche questa cosa. Leggi. Allora, per scorrere il testo, ok, M25 registro delle operazioni. 18 e 8 arrivano alla griglia 2438, contatto negativo LZ, spostamento pattuglia ovest verso il centro, 21 contatto negativo, contatto fottutamente negativo, il soldato Atve segnala contatto visivo e auditivo con infetti. Cordyceps, secondo stadio, vicino a un palazzo crollato, ci muoviamo per investigare. Contatti infetti multipli, soldati Atwater, Sa, Coleridge, uscisinazione, circondo. Ok, vabbè. Soldati sono quindi aspettando i rinforzi. Ok. Sì, in linea teorica dovrebbe essere un'infezione dovuta da un fungo che. Queste sono le poche cose di trama che mi sono spoilerato. Oh cazzo, un clicker. Gesù. Cosa è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezioni. Quindi sono ciechi? Più o meno. Ciechi, diciamo. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli. Pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Appena senti dei click, ok. Diamo giusto un'occhiata qui in G. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Sì, quindi direi di darci un po' una mossa. Può servire una forbice? Credo siano sempre dei pezzi per costruire delle armi. Quindi quella era una cosa che già mi era piaciuta, il fatto del potenziamento delle armi, dello zaino che comunque in tempo reale noi andremo ad utilizzare senza entrare in pausa. Si vede. Oh. Vediamo anche cosa c'è qui. Magari, ok, c'è un altro pezzo da prendere. Ok. Sì, credo che molto probabilmente la taglierò la demo. Adesso me la registro tutta insieme, ma. Dammi una mano con questa. Oh. Male. Grazie. Stai bene. Non è niente. A parte che si è cagato sotto. Fascia le ferite con un kit medico. L'utilizzo di un kit di soccorso richiede tempo. Usa solo quando sei al sicuro. Equipaggia il kit pronto soccorso con la freccia in alto e tieni premuto R1 per utilizzarlo. Lo utilizziamo adesso? Vabbè, dai, vediamo un po' com'è. Puoi dirlo. Ah no, non mi fa vedere mentre volevo vederlo. Davanti, vabbè. Prendiamo, credo, colpi. Perfetto, rimettiamo la pistola. Seguo le tipe qui. Come detto, probabilmente avrò spezzato il video. Lo spezzetterò in video piuttosto corti. Poi li posterò comunque appena, ma anche per postarli appena possibile. Tieni, rimettiti in sesto. Ma mi ha dato il kit, non è vero. Ah, premi per fabbricare. Select, ok, quindi per il kit medico mi servono bende e alcol. Tieni premuto. Ecco, questa era una cosa che mi piaceva. Noi lo avevamo visto nella demo che avevano mostrato con una molotov.
Io, come detto, esplorerò un po' tutto perché voglio. Poi me la rigiocherò anche con calma questa demo. Cosa mi ha detto? Ah, no, maledizione. Vabbè. Abbiamo utilizzato una specie di coltellaccio. Spaccare la serratura. Beh, c'erano. Ci sono delle. Dei rifornimenti, quindi diciamo che non è stato del tutto sprecato. Vabbè. No, la bottiglia, maledizione, c'avevo il mattone. Voglio il mattone, ridammi il mattone. E proseguiamo. Sento dei click. Sentiamoci a riflettere. Fanculo, via. Cioè non era un click, non so cosa sia. È stato... Seguo le tipe, eh? Anche se me le sono perse in realtà. Dove sono? Ah, eccoli lì. Vabbè, dovevo passare qui, presumo. Oh, accidenti. Lassù, guarda. Aspetta, questo... Niente. Sì, questo edificio non lo vedo molto molto solido. Che arrampichiamoci. E guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. Vabbè, potevo anche fargli la scaletta, se proprio. Ci sei. Massacrare, però. Ok, me qualcuno mi aiuta. Scusate. Dai, omone, dammi la mano. Andiamo. Vai, omone. Dai, eh. Oh, peso morto. Ok. Perfetto. Clicker. Via. Sono brutto comunque. Comunque c'è una bottiglia lì che ce la sta facendo vedere, quindi dovremmo distrarlo sicuramente. Ma tanto abbiamo il mattone, quindi io lo schioffo in fronte. Buonanotte. Ah, fa lei. Andiamo. La ragazzetta la lasciamo qua. Mattone al massimo. Che cosa c'ha quella? Ah, era una torcia. Non ci facciamo beccare. Ecco, questo è quello che mi piace, che bisogna fare le cose stealth, quindi so che... Ma possiamo prendere l'altra roba? Non so come si faccia a mirare, cioè a mirare, a selezionare. Sopra l'impalcatura. No, cazzo, spegniamo. Questo ciechi però. Usciamo fuori all'impalcatura. Vai. Oh, poi si scende, dai. Cavolo. Fatto. Ellie, stai bene? Prendiamo kit medico. Sto bene. Andiamo. Dammi un secondo. Se mi dici cosa... Eccoci, ragazzi. Dai. Dentro. Ok. Vediamo se sarà un gran bel survival. Non guardare in basso. Stai scherzando. Vai tu o vado io. Guardiamo in basso, non è poi così alto, dai. Ok, se poi non ci buttiamo così a peso morto, però. Vai lì. Si muove pericolosamente quel coso, eh. C'è raggia. L'ho passata. Accidenti. Io direi di entrare perché. Perfetto. Andiamo qua. Ah.
vado dal lato opposto. Allora prendo questo al posto di cosa? Per modificare la tua arma da corpo a corpo. Vediamo. Ah, posso montarci il coso delle... Ma io ce le metterei quasi quasi. Proviamo, dai. Ci mettiamo le forbici che abbiamo trovato. Ok. E me la mette al posto di cosa? Cioè, come faccio io a selezionarla? Aspettate. Non ne ho la più pallida idea, perfetto. Migliora la tua siata. Ok. Non ho più pallida idea di come posso attrezzare, no? Bene uguale, prendiamo un po' di... Ah, nuova arma revolver. Perfetto. Puoi trasportare più armi rispetto al numero di fondine di cui disponi. Le armi aggiuntive sono custodite nell'inventario, da dove potrai scambiarle con quelle equipaggiate. Seleziona un'arma da scambiare, tieni premuto X per richiamare l'inventario e scorri le armi. Scorri le armi finché quella di tuo interesse non si trova nello slot di equipaggiamento, quindi rilascia X. Perfetto, quindi abbiamo capito di fare così. Teniamolo premuto. E posso mettere la il revolver. Sì, proviamo questo, dai. E quindi in teoria potrei farlo anche con il mattone, magari tenendo premuto. Non è vero? No, pensavo di poterlo fare. Vabbè, sti cazzi. Devo controllare. Rimani con la ragazza. Che devo fare io? Vabbè. Dov'è che posso passare? No, devo passare da quest'altro lato, probabilmente. Allora, calcolando che sono... Merda, piano, No, aspettate, aspettate, io voglio prima attrezzarmi un po' di più. Tieni premuto per scambiare, sì, ma a parte scambiarle... Questo sicuramente fa più male. Però vedete, mi cambia. Ah, premendo diretta. Ah, ok, perfetto. Quindi lo mette in automatico quando noi andiamo ad utilizzare il... l'attacco con quadrato, quindi il corpo a corpo. Vediamo se strangola, così magari faccio una cosa stealth alla agente 47. Aveva qualcosa da darci? No. Allora, vedere non dovrebbe vederci, però... Aspetta, spostiamoci un po' da qua. Merda, sono due. Che vuole vorrei provare a fare una cosa. Vagamente stealth. Attenzione. Ma m'ha visto? Non ho capito se m'ha visto. So sì. Cattiva. Minchia, che tram
invade che spara. Cosa sta facendo? Oh no, ho utilizzato quello. Ok, perfetto. Hai fatto le balle. Abbiamo scatenato un po' di panico in realtà. Aspetta che mi riprendo questo, perché quell'altro l'ho distrutto. Sono stupita, Joy. Andiamocene. Ok, è stato un po' meno stealth del previsto in realtà. No, solo così. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Questo dovrebbe essere il trailer, allora vi lascio al trailer. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Devo portare una cosa fuori città. Cristo santo. È solo merce, Joel. Come li conosci? Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Là fuori non può essere peggio. Non credi? No! Porca troia! Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Cos'è che ti preoccupa tanto? Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Cosa facciamo? Tu non devi sprecare un colpo. Credo che tutto accada per un motivo. Andiamo a fare! Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai. Dopo quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che ho fatto, non può essere tutto inutile. Beh ragazzi, questa era la demo di The Last of Us. Io spero che vi sia piaciuta. Ditemi cosa vi sembra questo gioco, se lo aspettate, se lo comprerete. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, poi magari me la riproverò con calma anche per vedere un po' qualche altra cosina che ci sarà sicuramente sfuggita in questo primo giro, in questa prima prova. Ditemi se la proverete anche voi, se avete comprato God of War Ascension o se prenderete direttamente il gioco, se lo comprerete. Come detto, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, condividete, fate quello che volete. Noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da Quel Taleale.